Ciao a tutti pagliacci e benvenuti ad un nuovo video dedicato al mondo dell'animazione. Oggi non parliamo di un film o di una casa di produzione in particolare, ma di una tecnica di animazione meravigliosa che ha creato un modo folle di creare il cinema. La tecnica consiste nel creare movimento attraverso lo scatto di diverse fotografie in sequenza. Possiamo chiamarle così anche se si dovrebbe parlare di fotogramma. Servono minimo 24 fotogrammi al secondo per comporre l'immagine cinematografica. Immaginate quindi che lavoro c'è dietro. Per creare un solo minuto ci vogliono addirittura 1440 scatti. Questa tecnica negli albori del cinema veniva usata a sovente per animare pupazzoni nei film in tecnica mista. Basta guardare King Kong del 33 o The Lost World del 1925, che se non sbaglio è il primo film con dei dinosauri. Anche nel campo dell'animazione viene usata quasi dagli albori. Alla fine degli anni 10 del Novecento, esattamente nel 1917, il regista argentino Quirino Cristiani con questa tecnica diede vita al primo cartone animato della storia. Ma a parte i meravigliosi lavori di Giri Trinca dagli anni 40, è grazie a due nomi che questa tecnica si diffuse come non mai, Jan Svankmajer e Tim Burton. In questo video vi consiglierò tre film in stop motion che secondo me dovete assolutamente vedere. Inizialmente, l'avevo già detto in pagina, in questo piccolo speciale volevo parlare anche di Tim Burton, ma ormai lo conoscono tutti e sia i lungometraggi che i cortometraggi sono famosissimi. In questa parte del mese dedicata al mondo dell'animazione invece voglio consigliarvi un po' di roba nuova, che magari non avete mai visto e mai sentito. Comunque penso che durante l'anno farò una seconda parte dedicata ai film in stop motion. Così parliamo anche del già nominato Giri Trinca, che è un genio. Partiamo dal presupposto che Jan Svankmajer è un vero genio, nonché uno dei migliori artisti del secolo scorso. La sua poetica disagiante e le sue tematiche le vedremo più avanti in Cinema degli Eccessi. Ma se volete farvi un'idea, qualora non lo conosciate, andate a vedervi i suoi cortometraggi dedicati alla dimensione del dialogo. Qui su YouTube c'è veramente un botto di roba da cui potete attingere per conoscerlo. Ma veniamo al film che realizzò nel 1988, il suo primo lungometraggio. Primo capolavoro di un'altrettanta serie di capolavori. È il più inquietante e decadente che vedrete in questo video e che utilizza la tecnica mista, visto che c'è anche un'attrice in carne e ossa che interpreta la nostra meravigliosa Alice. Come ormai sapete, io sono assolutamente fissato con il romanzo di Carroll e con il film della Disney, ma in generale tutto ciò che riguarda il Paese delle Meraviglie, e questo film non poteva che catturare la mia attenzione visto che è sicuramente il più disagiante che abbiano mai fatto su questa storia. Il plot è sempre lo stesso, solo che in questo caso le meraviglie di Alice sono veramente poche. Difatti il titolo neanche le nomina. Il suo mondo, come in tutte le sue opere, è fatto di oggetti realistici e di uso comune, completamente decontestualizzati seguendo la filosofia di Marcel Duchamp e del dadaismo. Il genio di Svankmajer sta proprio nella sua estetica, che fa dell'ambiente malsano e dell'oggetto ritrattato una vera e propria filosofia visiva. Questo film non è da meno, ad esempio quando Alice si rimpicciolisce e diventa una bambola. Il bianconiglio è un coniglio inquietantissimo e impagliato. Lei arriva in questo mondo attraverso il cassetto di una scrivania e non attraverso la buca di un terreno. Noi siamo talmente legati agli oggetti che diventano un vero e proprio universo per noi. Ma c'è ancora speranza. Li si può utilizzare per creare qualcosa di artistico. Questo è uno dei punti chiave per capire Svankmajer. Infatti vedere il regista che riesce ad animare qualsiasi cosa, e vi giuro, qualsiasi cosa, è un vero piacere per gli occhi. Nonostante i temi siano spesso di difficile lettura, o comunque molto profondi ed elaborati, oltre che tetri ed oscuri, Svankmajer riesce comunque a donarci un'infinita gioia artistica. Se siete degli artisti di qualsivoglia genere, con un momento di poca ispirazione, Jan vi mostrerà la via. Vi farà capire che tutto, se usato nel modo giusto, può diventare arte. Come già detto, l'opera è molto tetra. La psiche di questa Alice è molto più complessa. La raffigurazione delle sue paure è molto più tangibile che nelle altre opere ispirate a questo romanzo. Il barattolo con gli scarafaggi ne è un esempio. Il fatto che tutto il film sembra ambientato in una casa sola è un altro esempio. Questa Alice deve crearsi il proprio mondo con ciò che ha. Ed è un messaggio molto positivo non solo per i bambini, che spero non vedano mai questo film, ma anche per gli adulti che devono cercare di realizzarsi con ciò che hanno e non con inutili desideri di ricchezza e grandezza. Tecnicamente il film è una bomba. L'immagine cinematografica viene piegata completamente al volere dello stop motion, ma ovviamente ciò non gli fa perdere valore estetico. Il film è molto buio e sudicio. Solo i finti, inquietantissimi personaggi sono in risalto, oltre ovviamente al tenerissimo viso della bambina protagonista. Le immagini create sono comunque tutte meravigliosamente assurde, impossibili da non amare. A molti di voi il ritmo del film sembrerà lento perché ci sono pochi dialoghi, ma andate oltre perché in questo film, come in tutti gli altri di Svankmajer,
Meyer. Sono gli effetti sonori che fungono da dialogo e che sono veri protagonisti. Una metamorfosi della lingua in tutte le sue componenti. I suoni diventano parole. Metamorfosi anche della concezione di narrazione cinematografica che fonde perfettamente il romanzo al cinema. I dialoghi sono tutti della bambina, che ci ripete le parole dei personaggi esattamente come in un libro. Questo film è una fusione incredibile di arti. Un vero gioiello atipico della storia della settima arte. Ragazzi, fidatevi di me, correte a guardarlo. Non ve ne pentirete. Svankmajer comunque tornerà durante l'anno in Cinema degli Eccessi per essere snocciolato più a fondo. Dalla Repubblica Ceca trasferiamoci all'Australia con Mary and Max, un film veramente, ma veramente adorabile. Partiamo brevemente dalla trama, ispirata in parte dalla vita del regista. Mary è una bambina asociale, distaccata e con pochi amici, e con dei genitori che non le danno il giusto amore. Vive nella periferia di Melbourne e quando perde il nonno, che è l'unico, diciamo, bagliore di speranza nella sua vita, oltre al suo amico Galletto, la ragazzina decide di scrivere ad una persona a caso negli Stati Uniti per trovare un amico. Dall'altra parte della carta e della penna trova Max Gerard Horowitz, un uomo anch'esso asociale con la sindrome di Asperger. Tra loro inizierà una sincerissima amicizia che durerà per anni e anni, addirittura finché Mary prenderà una laurea in psichiatria. Tutto ciò vi dovrebbe bastare per invitarvi alla visione del film, un'opera che non fatico a dirlo è un vero capolavoro dell'animazione. Innanzitutto perché tratta argomenti impegnatissimi, che nel mondo dell'animazione occidentale mainstream, soprattutto ultimamente, è difficile vedere. E poi perché è estremamente tenero ed affascinante. La caratterizzazione visiva dei personaggi è davvero semplice. Ogni personaggio e ogni oggetto di scena sono creati veramente con una dedizione incredibile. Forse penserete che il ritmo di una storia del genere possa essere lento, ma invece assolutamente no, l'ora e mezza vi passerà in frettissima e vi ricorderà anche vagamente Castaway on the Moon, uscito tra l'altro lo stesso anno, coincidenza. La genuinità di una ragazzina come Mary e di un adulto come Max sono veramente tenerissime. Vi innamorerete di tutti e due i personaggi e vi guideranno con la loro visuale del mondo attraverso mille problemi della società odierna. E le loro personalità sono anche rappresentate benissimo in tutte le loro variazioni psicologiche. Da questo punto di vista il film è veramente dettagliato, nonostante la voce narrante riesca comunque a dare un'atmosfera molto leggera al film. Io lo farei vedere anche ai bambini, magari non ai più piccoli, direi dai 9-10 anni, così che comincino a capire com'è in realtà il mondo, e non c'è modo migliore di fare questa cosa che con un film d'animazione. Mi pare che il film non sia mai uscito in Italia ed è un vero peccato. Un pezzo di formazione adolescenziale e preadolescenziale che i nostri giovani purtroppo si perderanno. Ma poi vogliamo parlare della meravigliosa colonna sonora. A parte Prokofiev e Puccini, ci sono dei pezzi della Penguin Cafe Orchestra, non so se mi spiego, non so se la conoscete. Tutto comunque è veramente stupendo, dalla voce di Max, che è del compianto Philip Seymour Hoffman, alla rappresentazione della metropoli americana, che è un mix tra quella di Woody Allen e quella alienante di tempi moderni di Chaplin. Vediamo la follia a cui ci porta la cosiddetta normalità. Ogni tanto bisognerebbe prendersi una pausa e fare finta di fare i robot in mezzo alla strada. Pagliacci, insomma, io reputo Mary and Max un vero capolavoro dell'animazione. Forse non la miglior stop motion che abbiate visto, ma c'è tutto il resto a compensare perché è veramente tutto incredibilmente perfetto. Se pensate ancora che la Pixar sia quello che c'è di meglio nel mondo dell'animazione, vi sbagliate. Ci sono tante altre realtà da prendere in considerazione e posso garantirvi che questo film spala merda a metà della filmografia Pixar. Comunque, chiunque siate voi, qualsiasi siano i vostri gusti, io vi consiglio questo film. Giuro, vi obbligherei a guardarlo insieme a me e a commuoverci come delle teenager al primo ciclo. Rimaniamo nel 2009, ma trasferiamoci negli Stati Uniti. Per la precisione, entriamo nel mondo di quel piccolo genio di Wes Anderson. L'uomo che tira fuori tutta la mia hipsteria. Vi giuro che prima di guardare i suoi film, a me la barba neanche cresceva. Parliamo quindi di Fantastic Mr. Fox, altra meraviglia infinita. Il film è tratto da un romanzo di Roald Dahl, uno sconosciutissimo che ha scritto robetta tipo La fabbrica di cioccolato. E già qui si entra nell'Olimpo di storie per bambini. Il nostro protagonista è il signor Fox, una volpe giornalista già accasata con moglie e con un figlio preadolescente. Solo che c'è qualcosa che non va nella vita apparentemente perfetta del signor Fox. Gli manca la sua natura adrenalinica di ladro di galline. Solo che seguendo il suo istinto metterà a repentaglio la vita di tutta la comunità di animali. Dovrà quindi ingegnarsi per combattere i tre contadini malvagi. Siamo in un mondo in cui gli animali sono antropomorfi, ma esistono anche gli umani e sono evoluti. Il design dei personaggi è molto realistico, sembrano proprio degli animali quasi impagliati con giacca e cravatta. Quando c'è questo accostamento tra regno umano e regno animale, la critica vuole partire da un concetto di sfruttamento della natura da parte dell'uomo. Gli animali, nonostante vivano in appartamento, hanno delle case comunque costruite in perfetta armonia con la natura, in contrasto con le grigie industrie dei fattori umani. I difetti di Fox, a parte quelli della sua natura di ladro di galline, sono prettamente caratteristiche nostre. La sua poca attenzione per il figlio,
figlio, la sua voglia di una casa più grande. Wes ci sta dicendo che stiamo influenzando la natura talmente a un livello elevato da influenzare i suoi tratti più principali e genuini. Poi c'è anche la parte adolescenziale con le disavventure, avventure del figlio, Ash. Forse un po' banali, ma che arricchiscono tantissimo il sottotesto. La fotografia del film è calda e umida. Il giallo del sole dei campi invaderà la nostra stanza scaldandoci anche. Di notte invece si opta per una fotografia più realistica, che tiene conto sia dell'illuminazione artificiale sempre gialla, sia del blu invadente e affascinante del cielo notturno. La cosa più interessante comunque è la caratterizzazione dei personaggi. Fox, diciamo che è stato scritto proprio per George Clooney, che è il doppiatore. I tre cattivi sono diversi tra loro, ma incredibilmente stronzi in maniere diverse. L'opossum amico di Fox è una macchietta comica simpaticissima. Il ratto assunto da Bean per curare il sidro è fenomenale. Davvero tutti fantastici. E poi il bello del film è che il linguaggio è incredibilmente realistico. I personaggi adulti parlano da adulti, i ragazzini parlano da ragazzini. Non cerca di avere forzatamente un linguaggio infantile solo perché è un cartone animato, è davvero fruibile da tutti. Ok, chiunque sopra i 7-8 anni, ma penso che molto del merito si debba al romanzo di Dahl, che non ho mai letto ma conosco il suo stile, e se qualcuno di voi per caso l'ha letto e vuole esprimere un parere nei commenti, ben venga, che sono curioso. E poi ovviamente le meravigliose simmetrie di Anderson non cambiano, forse meno presenti ma altrettanto importanti. Devo ammettere, ragazzi, che io sono un feticista dell'immagine simmetrica, amo i registi che la usano tanto. In generale comunque l'immagine è creata sempre in maniera perfetta, scenografie da panico come sempre, per assurdo arealistiche come molte dei film di Anderson. Poi ci sono alcune trovate visive meravigliose, come tutte quelle in cui scavano, o quella della spiegazione di come si gioca a battimazza, oppure la scena della miniera in cui Fox e sua moglie litigano. Fantastic Mr. Fox quindi è un meraviglioso apologo, uno dei migliori della storia del cinema, diretto con maestria ed eleganza, adatto ad ogni tipo di pubblico e che ci mostra molto sulle conseguenze di ogni nostro singolo gesto egoistico, anche il più piccolo, che si può riversare come una cascata bollente sulle persone che amiamo. Responsabilità è la parola chiave del film. Guardatelo anche se non vi piace Anderson, assolutamente. Bene, pagliacci, questo piccolo excursus sul vastissimo mondo della stop motion finisce qui. Ci sarebbero mille altri film da nominare, ma vi ho consigliato quelli che per i motivi più disparati hanno attirato molto la mia attenzione cinefila. Sono tre opere particolari e completamente diverse tra loro che secondo me meritano di essere viste e riviste. Fatemi sapere cosa ne pensate con un bel commentazzo qua sotto e sentitevi liberi di consigliarmi i vostri film preferiti in stop motion o quelli più particolari, quello che volete voi. Basta che non mi nominate Tim Burton perché lo conosciamo tutti. Ci vediamo tra qualche giorno con Cinema degli Eccessi, con un film che, come ho già preannunciato in pagina, sconvolgerà la top 10. A proposito, se volete rimanere aggiornati sui nostri contenuti, andate a mettere mi piace su Facebook. Il link sta in descrizione come sempre. Vi metto anche i link se volete acquistare qualcuno di questi film. Bella, regà, che il cinema sia con voi.